siamo in stretto contatto sempre con il Comitato Tecnico Scientifico, i quali ci rappresentano che si iniziano a vedere gli effetti positivi delle misure restrittive sin qui adottate. Ma ripeto, non siamo ancora nella condizione di poter iniziare ad abbracciare una prospettiva diversa. È la ragione per cui ho appena firmato il nuovo DPCM che proroga, lo avevamo già anticipato tramite il Ministro Speranza, che proroga l'attuale regime delle misure, così come sono state disposte, sino al 13 aprile. Noi ci rendiamo conto che vi chiediamo un ulteriore sforzo, un ulteriore sacrificio, ma questo lo dobbiamo afferrare tutti. Se noi smettessimo di rispettare le regole, se iniziassimo ad allentare queste misure, tutti gli sforzi sin qui fatti sarebbero vani.